pomeriggio di fuoco a Eboli, le mamme protestano in ospedale. Incidente a Battipaglia, scontro tra due auto. Arresti per droga a Bellizzi, in manette pregiudicato rumeno. Furti all'istituto Profagri di Salerno, due colpi in tre giorni. Molestie online a Battipaglia, scatta la denuncia. Schianto nella notte a Eboli, bimba in coma. Auto nel canale a Grovola, ferita rumena. Mediterranean Track, oggi la conferenza stampa. Come anticipato da alcuni giorni, questo pomeriggio un centinaio di persone, capeggiate dal sindaco Martino Melchionda, si sono recati in ospedale per parlare con il direttore sanitario Rocco Calabrese sulla questione della chiusura del reparto di pediatria. Tensioni e rabbia delle mamme che non accettano la decisione della direzione generale. E noi vogliamo lottare per avere il nostro reparto di pediatria e ostetricia perché ne abbiamo diritto e lotteremo per i nostri diritti. Avete avuto notizie da qualcuno da quando si è diffusa questa voce? Per quello che sappiamo che già è stata data la delibera della chiusura, quindi vogliamo il 26 chiude tutto, quindi vorremmo lottare in questi giorni per vedere di ottenere qualcosa. Avete parlato con il sindaco, che cosa vi ha detto? Lui vi ha rassicurato in qualche modo, vi darà una mano, vi starà vicino? Il sindaco ci ha detto che è una buona manifestazione. Noi vogliamo semplicemente che i nostri bambini e quelli futuro abbiano quello che gli spetta, cioè di nascere nel loro paese. È solo un problema di città o è un problema di servizi? Io credo che sia entrambe le cose. Diciamo che non siamo solo noi ebolitane che soffriamo della pediatria e dell'ostetricia di Eboli. Ci sono tanti paesi nella zona, a partire da Campagna, Altavilla, Agropoli è chiuso, Vallo della Lucania è chiuso, Oliveto sta chiudendo, i bambini dove devono andare tutti a Battipaglia? So che 10 posti letto riescono a contenere una massa così grande, non credo. Forse gli ebolitani sono partiti un po' in ritardo, ma non troppo tardi, perché i diritti di una città con milionaria storia non può morire così. E poi l'ospedale non ha la recezione per soddisfare tutta questa popolazione, perché il territorio è troppo vasto e quindi non hanno preparato l'ospedale di Battipaglia perché possa ricevere. L'ospedale di Oliveto è chiuso, l'ospedale di Agropoli è chiuso. Se volevano l'annessione di Ebola a Battipaglia lo potevano dire, non arrivare a questo punto. Però ci sono state delle polemiche rispetto a quel cartellone fuori luogo all'ingresso della città, lei che cosa ne pensa? Noi siamo per Eboli, non contro Battipaglia. Battipaglia si è trovato in una situazione di altre persone hanno deciso Battipaglia, ma sarebbe stata un'altra città qualsiasi. Tutti quanti i cittadini vorremmo che il direttore generale dell'ospedale se viene fuori dall'ospedale dove sono tutti i cittadini. Sindaco, si otterrà qualcosa o questa marcia sarà come al solito un buco nell'acqua? Beh, questo lo vedremo, io spero di sì, spero che qualcosa otterremo e anzi sono anche abbastanza fiducioso. Certo, si tratta di rimuovere e smuovere questa ostinazione irrazionale di squillante e si tratta anche di rimuovere, come dire, le polemiche paesane nostre che si leggo sui giornali che non portano nessuna parte, invece di prendersela qualcuno con chi prende queste decisioni, se la prendono molto spesso con un sindaco che da mesi conduce una battaglia non sempre condivisa da qualcuno delle mie opposizioni. È il momento perché ci ritroviamo tutti quanti e facciamo una battaglia comune. Io credo che se la facciamo così otterremo anche qualche risultato positivo. Domani alle 12 una delegazione delle mamme sarà a Salerno presso la sede dell'ASL per parlare con il direttore generale Squillante. Sono un tecnico, non sono un politico. Incidente questa mattina intorno alle 9:20 su Viale della Libertà, in pieno centro a Battipaglia. Due le auto coinvolte, una Golf e una Renault.
che si sono scontrati all'incrocio del semaforo. Sul posto sono immediatamente giunti la polizia e i vigili del fuoco. I conducenti sono stati trasportati all'ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sempre questa mattina in via Mazzini un commerciante battivagliese, probabilmente si tratta di Vincenzo Perrone, è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Anche in questo caso l'uomo è stato trasportato in ospedale ma non ha subito gravi conseguenze. Nella tarda serata di ieri a Bellizzi, i carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato rumeno di 24 anni, residente a Battipaglia. Lo straniero, al termine di un lungo servizio di pedinamento, è stato bloccato dai carabinieri a bordo di una Fiat Punto, dove nascondeva 3 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. L'arrestato sarà giudicato con rito direttissimo. Ladri in azione all'Istituto Superiore Profagri di Salerno, che nel giro di 2 notti è stato oggetto di furti ingenti. I malviventi, non curanti dell'antifurto esistente, hanno nel corso di 2 incursioni prelevato 100.000 euro di materiale informatico e di accessori per le attività agricole. Un'azione terribile, visto che stiamo parlando di materiali acquistati con i fondi europei, quegli stessi fondi di cui si dice che molti amministratori non fanno buon uso. Riteniamo scandaloso che le scuole pubbliche non siano tutelate e siano lasciate alla mercé di chiunque voglia e possa delinquere. Queste le parole di Alessandro Turchi, il dirigente scolastico dell'istituto. I carabinieri di Battipaglia hanno notificato ad un pregiudicato 48enne residente a Battipaglia la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di comunicazione. Dopo la denuncia presentata da una signora 37enne di Battipaglia, sono state raccolti elementi di prova nei confronti dell'indagato, il quale molestava e minacciava di morte la donna, accusandola di non aver voluto intrattenere con lui una relazione sentimentale. Il giudice per le indagini preliminari ha anche disposto il sequestro e l'oscuramento del profilo Facebook del pregiudicato, sul quale erano state ripetutamente da lui postate frasi ingiuriose e fortemente dispregiative nei confronti della donna. Incidente frontale in località Cioffi di Eboli. Il bilancio è di 7 feriti. Una bimba di 7 anni è in coma. La madre è stata operata d'urgenza ieri mattina. Il quadro clinico delle due è quello che preoccupa di più i medici rispetto agli altri due feriti. L'impatto violento è avvenuto sulla statale 18 all'1:30 di notte, tra sabato e domenica. Una famiglia di Cava dei Tirreni e 4 ragazzi di Battipaglia sono i protagonisti del sinistro stradale. La bimba cavese è stata operata subito dopo l'incidente all'ospedale di Battipaglia, dove le hanno asportato la milza. La madre, architetto 40enne di Cava dei Tirreni, è ricoverata all'ospedale di Eboli. Incidente ieri sera, dopo la mezzanotte, in località Gromola a Capaccio Pestu, dove una cittadina rumena di 22 anni è finita fuori strada nei pressi del curvone dell'intersezione stradale tra Via del Sele e Via Gromola Varolato. La vettura, a bordo sulla quale viaggiava una Fiat Punto rossa, ha saltato il guardarail finendo nel canale che costeggia la strada. Sul posto è giunta l'unità rianimativa Humanitas di Santa Venere, che ha trasportato la donna in ospedale ad Eboli per accertamenti, anche se ha riportato solo per i territori. Rilievi del caso sono affidati ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. Questa mattina presso il comune di Eboli si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dell'evento Mediterranean Track, che si terrà ad Eboli il 27, 28 e 29 giugno. Erano presenti Cosimo e Antonio Riviello, organizzatori dell'evento Mediterranean Track, Domenico Gioia e Giovanna Albano per White Paper Eventi, Rossana Lucia Pedullà, responsabile pubbliche relazioni Mediterranean Track, l'assessore alla cultura Liberato Martucciello, l'assessore alle attività produttive Francesco Bello, il vice sindaco Cosimo Cici e il sindaco di Eboli Martino Melchionda. Tante le novità in programma, ha dichiarato Cosimo Riviello durante la conferenza stampa, oltre al cambio della location e all'adesione di aziende leader del settore. Tanti spettacoli, 2 serate con Made in Sud, oltre 150 track da ammirare, Track Expo e un gran numero di sponsor in più, che hanno puntato su quello che si propone come il più grande evento di motori del Sud Italia.